Ma guarda, l'ho creato perché volevo fare un personaggio napoletano, che poi fece anche l'imitazione di De Laurentiis, perfetta. Volevo fare un napoletano perché il napoletano al nord fa un po' ridere, lui parlava un po' di Milano, di queste cose, della sua famiglia, diceva un sacco di stronzate e le faceva passare per cose importantissime. E ha funzionato da subito, quando i ragazzi della Jalapa sentirono Caccamo la prima volta, c'era anche Gene Gnocchi allora. Gene Gnocchi mi dà dei pugni sul braccio dal ridere. Continua a ridere e mi dà dei pugni. E dico, che sarà mai? È una parodia napoletana. E invece stranamente aveva assunto, per esempio, la cravatta che sforava. È stato un incidente di percorso, perché il chroma key la bucava, no? E dietro c'era Don Gabbiani. E la gente impazziva per queste cose, e Caccamo è diventato un'icona proprio. Addirittura farlo mettere in mezzo a Pulcinella, questo lo fece il critico del Corriere. Ma capiscono che Caccamo è un mondo che c'è, perché io poi ho vissuto a Napoli, ho tanti amici napoletani, è un mondo che esiste, è chiaro che poi io lo romanzo un po'. Però non mica tanto, perché le fesserie che dice Caccamo, tanti le dicono, ma non solo napoletani. Lui fa una summa di tutto quello che succede nel mondo, ma non sa un cazzo. Sicuramente Guarda, Carletto importante. Mazzone era una persona d'altri tempi, prima di tutto perché era legato a una filosofia di calcio, di lavoro all'antica, come dire, gambe e spalle e pedalare. Gridava come un pazzo, che poi fu un momento. Io un giorno stavo passando da queste parti, c'era la partita all'Olimpico, ma sai gli occhi mi hanno gridato, au, au! Ma 30-40 persone dicevano, addio, io e Max Biagi, quando ci telefoniamo, rispondiamo, oh, oh! Ecco, il Mazzone era proprio l'emblema dell'uomo in apparenza violento, ma era un pezzo di pane. Un giorno venne a trovare, pensa come la disciplina, no disciplina, il modo di essere di una volta, che lui venne a trovarmi e venne in camerino, era un camerino alto, cioè, era un castello, cioè, noi andiamo dappertutto. Venne su, è un bel maglioncino azzurro, stava anche bene, mi fa, oh, come stai? Ho detto, bene, sono qua con mia moglie. E dico, e perché non l'hai fatta salire? Perché si vergogna. Questa era una volta, si diceva. Mamma, perché non sei entrata? No, io mi vergogno. Hai capito? E ci siamo visti diverse volte anche allo stadio. La prima volta da lontano ha detto, oh, via qua, con la voce, via qua. Ho detto, cazzo, questo qui è una montagna. E invece quando si è avvicinato io ero lì, bloccato, mi ha preso per le spalle e ha detto, famos una foto per mia moglie. E poi Gran era persona. gran persona, si dice l'antica, no, non è l'antica, si dovrebbe essere ancora un po' così, forse è esagerato pensarlo, però un pochettino.